Oh, eccoci qua. Buon pomeriggio, amici di Giallo Zafferano. Che bello, siamo ritornati in diretta ancora una volta insieme per scoprire come si cucina qualcosa di buonissimo per la nostra cena. Come state? Tutto bene? Ah, finalmente stiamo riprendendo anche questo giro di ricette salate, perché in genere io mi occupo del dolce, ma sono felicissimo oggi di parlarvi di una ricetta salata che rivisita un pochino quella che è la tradizione. Per me è uno dei miei piatti preferiti, probabilmente è il mio piatto preferito, e si tratta della parmigiana. Però oggi ho deciso di fare una piccola variante, una variazione sul meraviglioso tema delle melanzane, che ormai stanno uscendo di stagione e lasciano spazio alle altre verdure. Ma prima di parlarvi della ricetta, e poi vi annuncio qual è, vado subito a vedere se c'è in collegamento Aurora. Ciao Auri, mi senti? Ciao. Ecco, io ti sento. Ciao, mi Eccoti senti? qua, benissimo adesso. Come stai? Ciao. Bene, Gio, tu come stai? Ti vedo in formissima, pronta a Grazie. cucinare una super ricetta. Benissimo, che quando si tratta di preparare la parmigiana io rinsavisco proprio, sono carichissimo di energie. Tu stai bene? Ti vedo molto bene. Ti sento un po' male, Joe, sono nel mio solito bunker probabilmente. E sono super curiosa di vederti all'opera con questa rivisitazione della parmigiana. Io sono appassionatissima come te di parmigiana e questa di patate sembra davvero ghiotta. Poi ho già visto un po' gli ingredienti, ho sbirciato, sono tutte cose davvero prelibate. Quindi sono davvero curiosa di vederti all'opera. Sei pronto? Prontissimo, e allora diciamo subito, iniziamo. Hai annunciato giustamente tu la ricetta, si chiama parmigiana di patate. Io sto utilizzando proprio le patate che sono un'eccellenza bolognese. Non so se lo sapete, ma la patata bolognese è la prima patata italiana DOP. E questa è una cosa che dobbiamo dire subito. Allora, come si parte? Si fanno vessare le patate. Normalmente lo facciamo con la buccia, questo fa sì che le patate non assorbano troppa acqua. Invece, io cosa ho fatto? Per farle una cottura veramente molto rapida, le ho sbucciate e immerse in acqua. Poi ho portato la pentola sul fuoco e in circa 10-15 minuti sono non lessate, ma semplicemente precotte. Questo fa sì che io adesso, per tagliarle in maniera molto semplice, riesco a garantire appunto un taglio perfetto. E a proposito di taglio perfetto, voglio darvi subito un piccolissimo trucchetto. Chiaramente le patate non hanno una forma lineare liscia, quindi che cosa dobbiamo fare? Andiamo a tagliare la prima fetta, quella che praticamente farà da base al nostro taglio. Ecco qua, semplicemente, e poi appoggiamo le patate qui. E cominciamo a fare delle fette che devono essere spesse circa 0,5 cm, vale a dire 5 mm, mezzo centimetro insomma. Facciamo queste fettine sottili sottili, non possiamo farle con la mandolina perché altrimenti le patate rischiano di sfaldarsi in questo caso, ma come vedete, facendo questa base che vi ho appena spiegato, cioè togliendo una delle due calotte e tagliando in questo modo, noi otteniamo proprio dei dischetti sottili. Auri, ma tu la sapevi questa tecnica di togliere la parte sotto per, insomma, per aiutarti nel taglio? Niente. Aurora, sei fiuta, hai detto basta, non ci voglio stare più con te. Mannaggia, mi dispiace, facciamo sempre questo. Tutte le colleghe che siedono vicino a me, a un certo punto si sfastidiano e se ne vanno. Dice, basta, fai troppo casino. Vabbè, che cazzo fa? E vabbè, continuiamo da soli. Quando Aurora vorrà ritornare o la connessione tornerà a funzionare meglio, la rivedremo insieme. Allora, io nel frattempo sto andando avanti, come potete notare, sto tagliando queste patate a uno spessore di mezzo centimetro. Vedete, sottili, 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 sottili. In questo modo la precottura che ho fatto in acqua e la successiva cottura in forno mi garantiranno la giusta cottura per il piatto finito. E che piatto finito, signore e signori, non ve lo sto neanche a dire perché chiaramente l'ho dovuto assaggiare solo ed esclusivamente per voi, eh? Che bravo vaglione che sono. Allora, nel frattempo vi spiego
Un'altra cosa, seguirà subito dopo il taglio la besciamella. Come si fa la besciamella? Chiaramente sul sito di Giallo Zafferano trovate tutto spiegato passo passo con le foto e anche le video. Ma in questo caso ve lo spiego io rapidamente. La besciamella si fa semplicemente lasciando sciogliere il burro e poi aggiungendo la farina tutta in un colpo. Non aggiungiamola mai un po' alla volta, altrimenti rischiamo di fare i grumi. Mescoliamo bene 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 e il composto inizia a rassodare. Dopodiché aggiungiamo del latte caldo. Il latte caldo è sicuramente meglio perché fa sì che da una precottura, quindi la gelificazione degli amidi avviene in maniera uniforme e migliore. Ecco, mentre mescoliamo la salsa piano piano si addensa. Una cosa, questa besciamella che io ho preparato oggi per questa ricetta, che è la parmigiana di patate, è un pochino più fluida rispetto al solito, quindi non vi preoccupate, non state a cuocerla troppo tempo, vedete, questa è la consistenza, perché in realtà è proprio voluta questa cosa, ci serve Sì, una besciamella. Sento Aurora che è tornata. Auri, ci sei? Mi senti? ogni tanto ci sono, Gio, stavo guardando la tua besciamella, super ghiotta, è perfetta, no? L'hai Vedevo lasciata un pochino più liquida perché serve per passare meglio le esattamente, anche perché se fosse troppo densa rischieremmo poi di ottenere una consistenza pastosa, invece in questo caso è secondo me ideale. Perché mi fate venire fame a quest'ora? Ragazzi, dobbiamo Non pensare alla mangiare, cena. ci dicono che facciamo venire fame a quest'ora. Si sono fatte le 5, Giusto. vero? Poi la parmigiana è uno di quei piatti che... Come? La parmigiana è anche uno di quei piatti che riscaldati poi erano più buoni. La parmigiana è uno di quei piatti che riscaldati sono ancora più buoni, quindi siamo a cavallo, possiamo anche prepararla con un po' d'anticipo. Dici benissimo, anche perché questa poi, una volta che l'avete cotta, la riscaldate un attimino sotto al forno e per cena è tutto a posto. Allora, pirofila alla mano, una bella cucchiaiata della nostra besciamella fluida, vi ricordo. L'andiamo a stendere per bene, così quando andremo a disporre le patate all'interno non si attaccheranno a fondo. E poi, chiaramente, uno strato in più di besciamella non fa che bene, perché, ragazzi, questo c'è da Oh. mangiare, mangiamo o no? Allora, ho imbesciamellato tutto lo stampo, andiamo a disporre le nostre fettine di patate. Basta semplicemente sovrapporle leggermente una a fianco all'altra, in questo modo creiamo il primo strato. Auri, ma te questa parmigiana di patate, se togliessi il prosciutto, potrebbe andare bene anche per te come variante vegetariana? Te lo volevo proprio chiedere, Jo, come me la faresti una variante vegetariana? Senza prosciutto, però mi devi aggiungere qualcosa, su via. Va benissimo. Allora, visto che questo è il periodo di funghi, visto che siamo in autunno, una bella spadellata di funghi. E se vogliamo, per una versione ancora più rustica, io aggiungerei anche delle castagne e magari delle noci tritate al coltello. E invece del formaggio che andremo ad utilizzare, che è una scamorza, magari del gorgonzola. Che ne Mamma mia! Lo sai che col pensi? gorgonzola mi conquisti facilmente, è il mio formaggio preferito in assoluto, quindi. Infatti, mi fatto una domanda nel frattempo. Non so rubacuori perché mi saltava la connessione, quindi non ho fatto in tempo a leggere, però in realtà ho letto che c'era qualcuno di molto contento di riuscire finalmente a vederti in diretta. Siamo tornati, ragazzi. Siamo ogni mercoledì rotazione, facciamo io, Aurora, Manuel e ci ritrovate qui a cucinare insieme a voi per una mezz'oretta, insomma, per stare un po' insieme e per portarvi un piccolo sorriso e soprattutto tanto appetito nelle vostre case. Allora, Auri, io ho fatto il primo strato di patate, dopodiché ho aggiunto un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Se volete potete aggiungere anche altri aromi a vostro piacere, non lo so, per esempio del rosmarino, del timo, anche della salvia ci potrebbe stare molto bene. Fatto il primo strato, appunto, di patate, andiamo ad arricchire ulteriormente anche a merenda. Anche a Martina, merenda, hai sono d'accordo. Martina, sono assolutamente felice. ragione.
Che c'è di meglio della parmigiana a merenda? Che poi è una di quelle abitudini che noi a giallo abbiamo, Gio, perché cioè, raccontiamo che escono piatti a tutte le ore dalla cucina e quindi per noi è abbastanza abituale fare merende con lasagne, parmigiane, spaghettoni, anche arrosti, quello però più vuoi. Io devo restare in panchina quando spuntano gli arrosti, però sono grandi soddisfazioni. Ho visto che intanto hai fatto un altro strato. Sì, noi ve lo diciamo, questo è un lavoro che non consigliamo di fare perché è veramente molto molto impegnativo. Allora, sullo strato di patate, ricapitolando, io ho aggiunto un pizzico di sale, un pizzico di pepe, poi ho stracciato proprio con le mani delle fette di prosciutto e poi anche del formaggio, che dovrebbe essere della scamorza o comunque un formaggio tipo del provolone dolce, quello che preferite. Meglio sicuramente dei formaggi freschi come per esempio non so, la mozzarella, questi formaggi che comunque contengono liquido e che rischiano di rilasciare poi l'acqua durante la cottura. Gina ci stava chiedendo se le patate sono crude perché forse si è raggiunto un po' in ritardo, non sa che le hai sbollentate. Vogliamo ricapitolare il procedimento, Jo? Allora, esatto, Gina, io ho sbucciato le patate e poi le ho lessate per circa 10-15 minuti a seconda della grandezza. Ecco anche gli ingredienti. Auri, se vuoi tu li puoi leggere. Sono Così io. pronta, Gio. Allora, per Vai. questa ricetta ci occorrono 1 kg di patate, 160 g di prosciutto cotto, 50 g di provola dolce, 50 g di formaggio grattugiato, sale e pepe QB, come in ogni ricetta che si rispetti, e per la besciamella che Gio ha già preparato, 500 g di latte intero, 50 g di burro, 25 g di farina, noce moscata, pepe nero e sale QB. Ma più facile di così non si È poteva, ragazzi. facile. Una preparazione che ha pochissime cose da preparare in anticipo, tra l'altro, perché la besciamella la potete fare la mattina, per esempio. Le patate le potete sbollentare e poi tagliare, però mi raccomando, non fate passare troppo tempo, altrimenti rischiano poi di scurirsi. Quindi questo lo potete fare, ma in pochissimo tempo. Componete la parmigiana e la lasciate anche sotto il forno, bella pronta per cucinarsi, perché poi quando tornate a casa, perché magari dovete andare a prendere i figli a scuola o in palestra o quello che sia, voi tornate a casa, accendete il forno, la parmigiana è pronta. Che spettacolo! Che Comodo, spettacolo! eh? Sì. Allora, io faccio anche un piccolo recapino di cosa ho fatto finora, perché sono passato al secondo strato. Allora, molto semplice. Strato di besciamella, strato di patate, poi prosciutto, formaggio, un pizzico di sale, un pizzico di pepe e di nuovo besciamella e si va avanti così. Anzi, mi sono dimenticato, prima del secondo strato di besciamella, il formaggio grattugiato, mi raccomando. Altro formaggio, queste sono le mie gioie. Bravo Gio, mi dai sempre soddisfazioni. È Poi fai un vero? sacco di sport, però le tue ricette sono sempre belle caloriche, per fortuna. Ma infatti mi stupisco quasi che tu non abbia fritto. Una pasta con le patate fritte, come la vedresti? Mamma mia, quello sarebbe veramente uno spettacolo, perché poi lo sai che io sono un grande amante del fritto, però ecco, magari oggi faccio attenzione. Allora evito il fritto, preferisco una versione al forno che è più leggera. Va bene, tanto compensi col formaggio. E al posto della besciamella, Gio, possiamo usare anche delle varianti un po' semplificate, quelle che abbiamo in un sacco di nostre ricette, come esempio la finta besciamella di stracchino. Non so se te la ricordi, è una besciamella che utilizziamo per qualche pasta al forno. Potrebbe starci bene secondo te? Quindi stracchino frullato con del latte o con della panna, aromatizzato con la noce moscata, sale e pepe. Ti potrebbe Assolutamente. piacere? Sì, tantissimo. E magari invece dello stracchino anche della ricotta, stai semplicemente stemperandola con un goccio di latte o di panna, così per avere delle versioni differenti. Però quella di stracchino come besciamella rapida mi piace tantissimo. Io vado avanti con i miei ingredienti, ne faccio giusto un altro perché poi vi voglio far vedere com'è il risultato finale di questa golosissima ricetta. Guardate io come carico quando dico golosissima perché l'ho assaggiata ed è Te la sei già la migliore. mangiata, lo sapevo. Ottimo.
Ce ne farai vedere una, ma ti manca una fettona probabilmente, o ne avevi fatte due teglie. Io vi faccio vedere solo la porzione che è rimasta, poi Ecco, lo sapevo. Ti allora, conosco, mascherine. lo so. Allora, sul giallo zafferano trovate la versione chiaramente per quattro persone. Io qui ho fatto una teglietta un po' più piccola perché già ne ho fatta una per quattro persone. Qua ci stanno altre due o tre, quindi stasera non più di sei persone perché sappiamo che più di sei a tavola non possono sedere. Quindi andrebbe ancora un pochino avanti la preparazione a strati di, come abbiamo già detto, besciamella, patate, sale, pepe, prosciutto, formaggio, formaggio grattugiato e poi ancora besciamella. Ma facciamo finta che io l'ho già finita tutta, l'ho portata in forno. Auri, ti prego, aiutami, circa 180 gradi per 40 minuti, se non ricordo male, 45. Te lo controllo subito, Gio. Nel frattempo rispondo alla Va domanda che bene, va appena... bene. Allora, come dicevo all'inizio della diretta, poi la puoi ritrovare anche su YouTube, lessare le patate per 10-15 minuti aiuta proprio a far sì che quando andrai a tagliare le patate con un semplice coltello, non con la mandolina, perché altrimenti si rischiano di sfaldarsi, le patate verranno tagliate pulite e nettamente. Quindi riuscirai ad ottenere proprio lo spessore ideale che è di mezzo centimetro, vedi come ho fatto io a coltello. All'inizio della videoricetta in diretta la puoi rivedere. Allora, Auri, che mi dici sul 45 tempo? minuti, Gio, sei stato 45. bravissimo, ottima memoria. E allora, dopo 45 minuti e diciamo anche 10 minuti di relax, perché una volta che si è cotta sta parmigiana, poverina, ha fatto una sudata nel forno, dice aspetta un attimo, fammi riposare, perché la besciamella in quel momento sarà molto liquida. Per evitare anche di ustionarci, noi la facciamo riposare 10 minuti fuori dal forno. Dopodiché, finalmente, potremo portare a tavola questa meraviglia. Ah, è portato anche il cincino. Mamma mia, Gio, ti giuro, se mi ci hai messo il prosciutto, sei stato poco furbo perché, o molto furbo, anzi, perché sennò sarei stata la tua sesta ospite stasera. Super bella, chiara e invogliante. Poi c'è una bella crosticina sopra, faccela vedere da vicino. Arrivo, faccio un bel taglio così vengo vicino a voi. Mi sento solo da quest'altro lato. Allora, eccoci qua. Ciao Sandra. Allora, eccola qua. Non so se la riuscite a vedere, la portiamo più in La alto. vediamo bene, sì. Guarda questa Bellissime. meravigliosa crosticina. Questa è la besciamella e il formaggio, attenzione perché quello è il vero tocco di classe. Vabbè, io sento questo profumo delizioso, non faccio altro che mangiarla. Ti tocca, l'abbiamo detto che è un lavoraccio il nostro. Mamma mia, ma che buono Buon è! È appetito, Gio. buonissima, ragazzi! Veramente strepitosa. Le patate sono cotte il giusto perché, grazie alla preventiva bollitura, dice così? Non mi ricordo. Grazie alla veloce sbollentata in acqua e alla cottura in forno con la besciamella che copre il tutto e garantisce l'umidità, non le fa seccare. Il prosciutto, il formaggio, c'è un'esplosione di sapori che è una cosa che non sto manco a raccontare. Anzi, sarete voi a raccontarcelo attraverso le vostre fotografie. Ricordatevi sempre di taggare Giallo Zafferano se volete anche me, Aurora, Manuel e tutti quanti noi. Così verremo a vedere il vostro risultato perché siamo molto, molto curiosi come le scimmie praticamente. Auri, ci sono Sì. altre No, domande? Gio, direi che hai soddisfatto tutte le curiosità ed è stato tantissimi entusiasmi e le persone sono pronte ad assaggiarla anche a merenda. E io sono la prima della lista. Anche se sono le 5:20, ho proprio voglia di una parmigiana. Allora ti aspetto per fare questa merendina, magari non prenderemo del tè o faremo un bicchiere di vino, casomai, una cosa un po' più non, poco inglese, ecco. Ma sì, Va da una birrettina. Bravo, Gio. bene, Una Auri, bellissima ricetta, complimenti. grazie, grazie mille, ti abbraccio forte, forte, ci vediamo la prossima volta. Grazie, Gio. A prestissimo. Ciao.
Ragazzi, allora mando un abbraccio anche a tutti i miei colleghi, e poi la mia famiglia, i miei amici, insomma, tutti quanti che mi stanno seguendo. Dico sempre questa cosa perché ricordiamoci che è bello mandare dei saluti a chi vogliamo bene. E io a chi altri voglio bene? A voi, perché mi tenete compagnia. Faccio io, spero, un pochino di compagnia anche a voi e spero di rivedervi la prossima volta. Mo' ma vado a mangiare a parmigiano. Stavo di bene!